Buongiorno a tutti. Per me è un lunedì dolce, molto dolce. E infatti farò un piccolo passaggio in altra categoria. La giornata è scorsa via, che è stata caratterizzata da un episodio sul quale, spoiler, non c'è una decisione giusta. Ci arriveremo perché tutte le opinioni in merito sono legittime e non vi fornirò una spiegazione definitiva. Semplicemente apriremo una sorta di dibattito su quell'episodio che secondo me necessita di una presa di posizione chiara da parte del settore tecnico, perché è uno di quei episodi talmente borderline sui quali è difficile esprimere un'opinione. Tutte le opinioni sono legittime, tant'è vero che non è casuale che anche oggi, in merito a quell'episodio, oggi si sono aperti dibattiti tra arbitri e tanti arbitri hanno avuto opinioni completamente differenti. Io vi offrirò la mia opinione, ma non è un'opinione basata su certezze, ma semplicemente su sensazioni, perché è un episodio che in gergo viene definito decisamente borderline e sul quale sono sicuro che interverrà il settore tecnico per fare chiarezza in merito. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti. Un like a voi non costa nulla, per me è molto importante. Oggi sono contento perché il Como, questa è una foto di Roberto Colombo che mi ha concesso di poterla pubblicare, il fotografo del Corriere di Como. Il Como è matematicamente in Serie B e dopo aver battuto onestamente con un pizzichino di fortuna l'Alessandria, che probabilmente meritava almeno di pareggiare la partita, però il calcio è anche questo. E il calcio è uno sport bellissimo che può anche offrire partite che non si meritava di vincere il Como, bisogna essere onesti, insomma, tifosi fino a un certo punto, però il risultato finale è quello che conta. 4 punti di vantaggio sull'Alessandria, una giornata dalla fine, siamo matematicamente in Serie B e adesso sapete per chi batte il mio cuore. Passiamo al primo episodio che non riguarda l'Italia, riguarda la Spagna. Ne si è parlato molto questo episodio ieri sera e la partita è Siviglia-Granata. Vengono assegnati 4 minuti di recupero. Al 93esimo l'arbitro Bengoechea fischia la fine della partita. Ci sono subito proteste in campo perché effettivamente, dopo aver segnalato 4 minuti, ne vengono concessi solo 3. Si dice: ma non, perché non, qualcuno non l'ha corretto subito? Ebbene, qualcuno ha tentato di correggere perché l'assistente, subito dopo il triplice fischio finale, indica all'arbitro che manca ancora un minuto ed effettivamente il minuto manca. Sì, in serata sono venute fuori alcune ricostruzioni molto fantasiose. La più gettonata è stata quella secondo la quale si è fermato l'orologio dell'arbitro, ma logicamente non ha senso. Come chi ha visto le immagini si sarà accorto che l'arbitro ha fatto vedere l'orologio a tutti. Come può aver mostrato un orologio che si era fermato? L'orologio che si ferma non potrà mai indicare 94, anzi 49, indicherà al limite 47 e mezzo se si è fermato, a meno che non abbia un orologio che gli è arrivato direttamente dal futuro. Probabilmente, semplicemente, l'arbitro era convinto che i minuti di recupero fossero 3. Può capitare, anche la stanchezza può anche portare a decisioni poco brillanti da parte di un arbitro dopo 93 minuti di gioco. È stato fortunato Bengoechea, che tra l'altro non è l'ultimo arrivato, è un arbitro internazionale spagnolo, per quanto sia di second category. È stato fortunato perché se fosse uscito dal terreno di gioco, se fosse uscito dal campo, non avrebbe potuto tornare all'interno del terreno di gioco. Fortunatamente non è uscito dal campo, è rimasto sul terreno di gioco, è stato corretto da uno dei, anzi da tutti e due gli assistenti che parlando con lui gli hanno fatto notare l'errore e ha semplicemente dovuto fare quello che è previsto dal regolamento, cioè
richiamare i giocatori, che alcuni si erano già spogliati, alcuni erano già rientrati negli spogliatoi, ma ha richiamato i giocatori per disputare l'ultimo minuto di gioco. Fortunatamente per lui non è successo assolutamente nulla, la partita si è conclusa 2-1 e la partita verrà omologata, perché per quanto ci sia stato un errore, e credo che il designatore degli arbitri spagnoli per un po' lo terrà a riposo, il tutto si è risolto secondo quello che è il canone del regolamento. Torniamo al campionato italiano. Gli episodi degli anticipi, andiamo via velocemente. La prima immagine è per Gariglio, che ha esordito ieri in Serie A, una partita Sassuolo-Sampdoria arbitrata bene. Anche se non vi nascondo che non mi ha convinto Gariglio. A me è parso un arbitro, l'avevo già visto un paio di volte, ma pensavo che potesse essere un suo modo di essere. Però quello che è emerso anche ieri è che Gariglio è un arbitro molto costruito, l'ho visto molto meccanico, negli spostamenti sembrava un robot, onestamente, e ha molto da migliorare. Il potenziale c'è tutto perché ha un fisico pazzesco, corre tantissimo, non ha scatto, questo dovrà lavorarci molto sullo scatto. Una partita è andata via tranquilla, le decisioni tecniche sono state tutte perfette oggettivamente, le vedremo anche un paio di episodi che sono accaduti, che valuteremo e che ha deciso molto bene, però c'è molto da lavorare. Non credo che sia un caso che sia stato l'esordiente numero 4 su 5, perché effettivamente i tre che lo hanno preceduto mi hanno dato una sensazione decisamente migliore. In particolare, quello che mi ha più impressionato è sicuramente Paterna, la settimana scorsa a Crotone, in Crotone Sampdoria, tra l'altro. Vediamo i due episodi velocemente. 33esimo minuto, c'è una piccola protesta in realtà da parte di Locatelli, che cade a terra dopo un contatto, o un presunto tale, con Augello. La posizione di Gariglio è perfetta, ha la prospettiva giusta per vedere questo, cioè che non c'è contatto. Se proprio vogliamo essere pignoli, avrei anche gradito un cartellino giallo per simulazione, perché questa è una simulazione, perché vedete anche l'espressione di Locatelli, il piede sinistro che striscia per terra. Classico atteggiamento di un giocatore che sta cercando un calcio di rigore, nonostante non ci sia assolutamente nulla. Se avesse interrotto il gioco per assegnare calcio e punizione diretta e ammonizione di Locatelli, avrebbe avuto il mio applauso, però va bene anche così. All'80esimo minuto c'è una protesta della Sampdoria per un tocco di mano che c'è di Ferrari. Posizione anche in questo caso perfetta di Gariglio, che valuta in maniera ineccepibile il contatto sul braccio di Ferrari. Ferrari ha il braccio attaccato al corpo, più vicino di così non è possibile, è un contatto che non è in alcun modo punibile. Bene così, credo che per quest'anno Gariglio in Serie A abbia fatto le sue presenze, cioè una, vedremo l'anno prossimo. Ci sono tanti aspetti su cui migliorare, ma è anche vero che i margini di miglioramento sono molto elevati. Le potenzialità ci sono, anche se, ripeto, a me pare un arbitro molto costruito e a livello di talento Paterna soprattutto e Santoro mi hanno lasciato un'impressione decisamente migliore. Crotone, scusate, Parma-Crotone, la prima vittoria in trasferta del Crotone, un particolare che magari ci servirà in altre circostanze, il gol di Unas. Credo che sia il 3-1 dal 46esimo del primo tempo. Come vedete c'è Simi in posizione nettamente di fuorigioco. Le righe spero che le capirete. La riga dal centro a sinistra è il tiro di Unas. Le altre due righe sono la linea di visione del portiere, che come vedete non ha in alcun modo la visuale ostruita da Simi. Il pallone passa vicino a Simi, se l'avesse toccato sarebbe stata annullata la rete. Simi non tocca il pallone, il gol è assolutamente regolare. 67esimo minuto, calcio di rigore assegnato per un fallo di Osorio su Reca. Guardate la posizione di Rapuano, l'arbitro ieri visionato da Rizzoli, e secondo me Rizzoli ha avuto un eccellente ritorno dall'arbitro Rapuano.
Posizione perfetta che gli consente di vedere l'aggancio del piede destro di Osorio sul piede destro di Reca. Come vedete, ho, come sempre, molto artigianalmente utilizzato una sorta di crosshair. Il contatto è decisamente in area di rigore. Molto bene in questa circostanza l'arbitro Rapuano. Genoa Spezia, ve l'avevo detto che era una designazione che mi aveva lasciato, non dico sorpreso, però mi aveva un po' stupito perché Manganiello difficilmente è stato utilizzato in partite di prima fascia e Genoa Spezia, per quanto fossero due squadre tutto sommato abbastanza tranquille alla vigilia di questa giornata, era comunque una partita che nascondeva delle insidie per due motivi. Il primo perché era un derby, il secondo perché in caso di vittoria del Cagliari, una delle due o tutte e due sarebbero state avvicinate alla zona retrocessione. Il Cagliari ha vinto, lo Spezia ha perso, lo Spezia ha solamente due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Episodio fondamentale arriva al, anzi scusate, prima c'è un piccolo episodio, Criscito su Vignale, 17° minuto, Manganiello ha visione a libera, anche se un po' lontano rispetto all'episodio, in un primo momento sta per fischiare, come vedete porta il fischietto alla bocca, poi ci ripensa per un motivo che francamente non ho capito. E poi lascia correre. Il pallone poi viene mandato fuori dai giocatori del Genoa. E viene ammonito il giocatore Criscito. A mio parere c'è stata una segnalazione da parte o dell'assistente numero 1 o più facilmente da parte del quarto ufficiale. L'ammonizione è corretta perché, come vedete, il piede basso, il ginocchio è piegato, non è un fallo grave di gioco, è sicuramente un'imprudenza che meritava un cartellino giallo e nulla di più. Quello che non va bene è che successivamente all'ammonizione si è ripreso con una rimessa laterale da parte dello Spezia che ha restituito il pallone al Genoa. Francamente non ha molto senso. Il vantaggio non si è mai concretizzato, anche perché subito dopo il lancio è finito nelle braccia del portiere del Genoa. Avrebbe dovuto semplicemente fischiare o tornare indietro, visto che gli era stato segnalato, a segnare un calcio di punizione diretto allo Spezia. L'episodio principale, sempre nel primo tempo, avviene al minuto 27, il Genoa segna con Pandev e però l'arbitro viene richiamato a un field review. La posizione di Manganiello è buona, però è un episodio veramente difficile da vedere. Non gliene faccio una colpa in questo caso perché è un episodio molto al limite. Il VAR richiama l'arbitro e l'arbitro può vedere tranquillamente la classica pedata di destro sul collo. Tra collo e spalla del portiere Provedel, che infatti non può in alcun modo procedere alla parata o tentare di parare il tiro di Pandev. Si dirà chiaro di evidente errore? Sì, in questo caso sì, non è chiaro di evidente errore, probabilmente questo è un serious missed incident perché Manganiello dalla sua posizione, anzi in qualsiasi posizione si fosse trovato, avrebbe avuto grandissime difficoltà a intercettare, a comprendere il fatto che c'era stata un'infrazione da parte di destro su Provedel. Per quanto riguarda l'annullamento della rete, nulla questo. Questa è una rete che non può essere convalidata perché il fallo di destro su Provedel è troppo evidente per poter essere tralasciata. Perciò va bene lo field review e soprattutto va bene l'annullamento della rete. Quello che non mi è piaciuto è che Manganiello è rimasto davanti al monitor un'infinità di tempo. Davanti a un episodio di questo genere, con un'immagine tutto sommato piuttosto chiara, non è necessario rimanere un minuto davanti al monitor, perché poi, come ho già detto tante volte, soprattutto in episodi così chiari, si rientra in campo e non si ha la credibilità dei giocatori. Non tanto perché la decisione sia giusta o sbagliata, ma semplicemente perché il fatto di rimanere un minuto dà l'idea ai giocatori che non si tratti di un episodio chiaro. Visto che invece è un episodio chiaro, bastano pochi secondi. E infatti, una volta rientrato in campo, Manganiello ha avuto tantissime proteste da parte del Genoa, proprio per questo motivo. La partita, tra l'altro, ha rischiato di perderla, poi è stato bravo a recuperarla con un paio di cartellini gialli da una parte e dall'altra. Il secondo tempo è corso via liscissimo, tanto è vero che la prestazione di Manganiello alla fine è risultata decisamente molto positiva. A me è piaciuto. Soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo, dopo questo episodio, ci sono stati almeno 10-15 minuti fino alla fine del primo tempo nei quali ha rischiato più volte di perdere la direzione della gara. Fortunatamente non è successo, fortunatamente, ma anche bravo Manganiello a recuperare un paio di sbavature che avevano portato a questo
inizio di caos in una partita che comunque era molto molto sentita. Andiamo a domenica, arriviamo a Benevento. A Benevento è stato l'anticipo di mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, partita sulla quale c'è poco da dire, francamente. Partita tra l'altro divertente, che io ho guardato con un occhio, perché con l'altro occhio stavo guardando l'Olimpia che ha vinto a Pesaro. Vabbè, questa è una nota di colore. È una partita tutto sommato abbastanza tranquilla. Ci sono soltanto un paio di episodi. Mariani ha arbitrato in generale bene. A mio parere ha commesso soltanto un errore nell'unico episodio di rilevante. Al 32esimo minuto c'è un calcio di rigore che viene assegnato a favore del Benevento sull'azione immediatamente successiva alla rete del 3-1 dell'Udinese. È un contatto tra Musso e la Padula anticipa nettamente il portiere udinese travolge l'avversario. In questa circostanza, velocemente guardiamo l'episodio, il calcio di rigore netto. In questa circostanza Mariani ha ammonito Musso. Guardiamo l'episodio. Il pallone si sta dirigendo decisamente verso la parte esterna dell'area di rigore, tant'è vero che subito dopo il contatto, subito dopo la caduta della Padula, il pallone praticamente è a 4 metri, più o meno 3 metri, 4 metri dalla linea di porta. Perché ve lo faccio vedere? Perché Mariani ha ammonito Musso. Ora dobbiamo escludere le possibilità per il quale è stato estratto il cartellino giallo. Non è un intervento imprudente, perché questo è un normalissimo contatto di gioco, un fallo di gioco, e perciò l'unico motivo per cui Musso può essere stato ammonito è che Mariani ha ritenuto un doxo, oppure una spa non genuina. Spa non genuina non può essere, perché il portiere è stato anticipato, ma essendo stato anticipato per corollario ha cercato di contendere il pallone. Non l'ha preso, ma il pallone si stava dirigendo verso l'esterno e perciò non c'è una chiara occasione della rete, ma al limite un'azione potenzialmente pericolosa. Perciò la soluzione del rebus è calcio di rigore, giustissimo, e nessun provvedimento disciplinare. L'ammonizione è superflua. Il problema è che Musso era diffidato e nella prossima partita non giocherà. E questo, insomma, può essere un problema. Poi l'Udinese ha vinto 4-2, problema della salvezza è più o meno risolto, perciò tutto sommato alla fine non ci saranno grandi conseguenze, però è scomodo, come è una situazione scomoda che avrebbe potuto essere risolta in altra maniera. E arriviamo al punto, all'episodio principale della giornata. Inter-Verona è stata una partita, a mio parere, arbitrata benino da Bisso, non ha avuto grandi difficoltà, anche perché la partita ha offerto poco a livello di episodi e anche a livello di gioco. Oggettivamente è stata una partita piuttosto noiosa. Naturalmente si sono scatenate le solite polemiche su Bisso. A mio parere è stato molto positivo che Bisso sia tornato ad arbitrare l'Inter dopo 26 mesi, che è un'assurdità che tutto questo tempo debba rimanere un arbitro lontano da una squadra, ma nel complesso non è stata una brutta partita. Poi purtroppo gli è capitato l'episodio, purtroppo è capitato l'episodio non perché l'abbia deciso male, adesso vediamo, ma perché è un episodio talmente al limite che qualunque decisione fosse stata assunta in un senso o nell'altro avrebbe portato comunque a polemiche. L'episodio lo conoscete tutti. Faraoni e Handanovic entrano in contatto dopo un pallone che era stato rinviato male, se non ricordo male, dal De Vrij. Entrano in contatto, il pallone entra in porta. L'episodio è questo, il contatto c'è, se poi non possiamo negarlo. Bisogna vedere un po' com'è questo episodio. Vi faccio vedere velocemente e in rapida successione due immagini, questa e questa. Guardate l'avbraccio sinistro di Handanovic. Come vedete, non c'è il possesso del pallone perché il pallone è ancora per aria. Qui non c'è stato contatto. Guardate la posizione del braccio sinistro. Qua c'è il contatto, il braccio sinistro è molto più schiacciato verso il corpo di Handanovic. Da questa immagine vediamo ancora meglio. In questo momento c'è il contatto. Guardate la posizione del braccio sinistro di Handanovic. Il braccio sinistro in questo momento a contatto già avvenuto. È ovvio che la posizione di Handanovic è molto goffa. È ovvio che, anzi, non è ovvio, non mi addentro
in questioni tecniche relative al portiere, perché io non ho mai fatto il portiere, ho giocato a calcio come tutti, perché noi arbitri non è che giocavamo a tirarci mazzate in testa con le clave nelle grotte, ma non sono stato mai portiere, perciò sul fatto che andandoci sia uscito bene o male non mi interessa, semplicemente è una questione che non mi interessa. Quello che ci deve interessare è se il contatto sia regolare o meno. Guardiamo questa immagine. Braccio sinistro che è in posizione tutto sommato naturale per prendere il pallone con le due mani, braccio sinistro che viene schiacciato verso il corpo dal contatto di Faraoni. Che cosa ci dice il regolamento? Questa è pagina 91. Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone con le mani quando il pallone è tra le sue mani, non è questo il caso, o tra la mano o superficie qualsiasi, non è questo il caso, o toccandolo con qualsiasi parte delle braccia o delle mani, salvo che il pallone non rimbalzi dal portiere o questo abbia effettuato una parata. Non è nessuno di questi casi. Perché ve lo faccio vedere? Perché non è. La questione del possesso non esiste. E non esiste neanche una leggenda metropolitana che circola da ormai decenni. E abbiamo questa opportunità di poterla finalmente smentire completamente. Si dice che nell'area di porta, che si chiama area di porta, non si chiama area piccola o area del portiere, si chiama area di porta. Nell'area di porta il portiere non possa essere toccato. Questa è una sciocchezza e lo vediamo subito. Perché il regolamento nella casistica ci dice un calciatore per la contesa del pallone viene a contatto con il portiere avversario che si trova nella propria area di porta, che non è l'area piccola e neanche l'area del portiere, è l'area di porta. Ciò è permesso, la contesa per il possesso del pallone è consentita, ciò vuol dire che il portiere può essere contrastato regolarmente. Un calciatore sarà punito soltanto se nel contrasto salta addosso al portiere, lo carica o lo spinge in modo negligente, imprudente o con volgoria sproporzionata. Se è uno di questi casi, dobbiamo ricordarci due elementi, qua sono fondamentali. Il primo, l'area di porta serve per questi motivi, per posizionare il pallone per un calcio di rinvio, che deve essere il pallone all'interno di questa area di porta, non sulle righe, all'interno dell'area di porta, oppure per posizionare il pallone in caso di calcio di punizione indiretto a favore della squadra attaccante. Nel caso in cui ci sia un'infrazione all'interno di questa area di porta, il pallone viene spostato nel punto più vicino sulle linee dell'area di porta. Questa è l'unica funzione, le uniche due funzioni dell'area di porta, null'altro. Tutte le altre leggende metropolitane sono letteralmente inventate. Il portiere può essere caricato regolarmente, come ogni giocatore. Questa è una carica regolare o irregolare? A mio parere, ma ripeto, questa è una mia interpretazione, a mio parere, annullare la rete non è sbagliato. Non è sbagliato perché il portiere, se non fosse stato contrastato, se non fosse stato toccato sul braccio sinistro prima che il pallone fosse a distanza di gioco, avrebbe probabilmente preso il pallone senza nessun problema. Il fatto che Faraoni abbia toccato il braccio sinistro ha impedito al portiere di poter impossessarsi del pallone. È un errore di Handanovic? Probabilmente sì, ma ripeto, io non sono un portiere e perciò non mi esprimo. Mi esprimo semplicemente sul contatto. Detto ciò, è legittimo pensare che Faraoni non abbia commesso un'infrazione, perché effettivamente il contatto è leggero. Però c'è questo concetto sulla presa del portiere che bisogna tenere presente. Ora arriviamo alla decisione di Abisso. Se Abisso non avesse annullato la rete, il VAR non sarebbe intervenuto. Abisso ha annullato la rete, il VAR giustamente non è intervenuto. Proprio perché questo ragionamento è quello che ha fatto, è quello che è passato davanti al VAR. Il VAR ha ragionato in questa maniera. Posso definire che questo è un chiaro evidente errore? No, questa è un'interpretazione di Abisso. Ora, possiamo dire che Abisso abbia visto sicuramente, ha valutato perfettamente tutto quello che abbiamo visto? No, Abisso non ha visto niente, questo ve lo posso assicurare, è andato a sensazione. E ogni tanto ci vuole anche un po' di fortuna, perché se non ci fosse stato nessun tipo di contatto tra la spalla di Faraoni e il braccio sinistro di Handanovic, Abisso sarebbe stato richiamato in un field review, la rete sarebbe stata annullata e Abisso sarebbe stato penalizzato dall'osservatore o l'organo tecnico presente. In questo caso, invece, visto che un contatto c'è stato, qualsiasi decisione assunta è supportabile. E io non ho la risposta definitiva a questo quesito.
regolare o non regolare, a mio parere annullarla non è sbagliato, ma capisco perfettamente chi sostenga che questa rete è stata ingiustamente annullata. Mi auguro che il settore tecnico intervenga per chiarire definitivamente. Finito il capitolo di Milano, si apre il capitolo di Firenze. Massa, a mio parere, non ha arbitrato male, anzi, a me è piaciuto. Mi è piaciuto decisamente. Parte dell'ultimo quarto d'ora che l'ho visto un po' troppo democristiano, nel senso che un fischio di qua, un fischio di là, insomma, mi è sembrato un po' così. Non mi è piaciuto tantissimo l'ultimo quarto d'ora, però probabilmente l'esperienza, mettiamola così, però l'ultimo quarto d'ora avrebbe potuto arbitrare, invece è un po' amministrato. Questo a me non piace mai di un arbitro. Gli arbitri che amministrano non mi sono mai piaciuti. In generale, comunque, la partita è stata diretta bene e gli episodi, anche questo, spoiler, sono stati giudicati bene. Il primo episodio, ce ne abbiamo tre di episodi. Anzi, no, non ne ha visti tutti bene, ce n'è uno che ha sbagliato. Primo episodio, Bonucci, Vlahovic, 21esimo minuto, cross dalla destra, entrano in contatto vicino all'area di porta, l'area di porta, non l'area piccola, neanche l'area del portiere, l'area di porta è Bonucci e Vlahovic. Bonucci ci mette il fisico, ci mette molta esperienza, il contatto c'è, un'ancata c'è, ma a me questo non fischio, come si dice dalle parti della mia mamma, questo non fischio piace assai. Come sapete, a me non piacciono i rigorini per i contattini. Questo è un contattino, è un contatto, mezza spinta, ma non è un rigore chiaro. Poi, tra l'altro, l'arbitro era in perfetto controllo dell'azione. Ovviamente, il VAR non ha nessun spazio di intervento. E a mio parere, è giusto intervenire. L'arbitro si trovava sulla parte sinistra, poco fuori dall'area di rigore. Ha visto perfettamente l'episodio. Lo vediamo qua. No, non lo vediamo. Questa immagine, forse in questa, no, non si vede proprio. Ma in ogni caso, fidatevi che si trovava sulla parte sinistra, sullo spigolo sinistro dell'area di rigore. A me va benissimo che non sia stato fischiato nulla. 26esimo minuto, c'è invece, come vedete, la posizione dell'arbitro, c'è un tocco di mano di Rabiot in area di rigore. L'arbitro lascia correre. Ecco qua non mi è piaciuto un granché, perché un episodio di questo genere l'arbitro deve vederlo. Perché poi dopo vediamo anche le immagini successive. È vero che un tocco di mano, vi ho sempre detto che è molto difficile, però anche la dinamica di questa azione ci lascia pensare che, sinceramente, è difficile che Massa a 10 metri di distanza non abbia visto questo fallo. Può aver avuto il dubbio che Rabiot abbia toccato il pallone di testa. Possiamo anche avere il dubbio, ma lo anticipiamo. Il fatto che Rabiot abbia toccato o meno il pallone con la testa non cambia assolutamente nulla. Andiamo a vedere il regolamento, perché è l'unico elemento che parla. Nel regolamento ci dice che è un'infrazione se un calciatore tocca il pallone con le mani, braccia, quando queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle, a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani, braccia. Ora, noi abbiamo visto che, al di là del fatto che Rabiot il pallone con la testa non lo tocca, ma al di là di questo, il braccio è in quella posizione totalmente naturale fin dall'inizio. Ovviamente lasciamo perdere l'ipotesi della spinta di Vlahovic, perché abbiamo detto prima che la spinta di Bonucci non è passibile di calcio di rigore. Ci mancherebbe altro che vi vengo a dire che la spinta di Vlahovic, che è infinitamente meno intensa di quella di Bonucci, possa essere punibile. Cioè, e cerchiamo di essere un po' coerenti, perché altrimenti la sciarpa del tifoso non riusciamo mai a togliercela. A mio parere, perciò, anzi, non so, a mio parere, lasciamo perdere la spinta di Vlahovic, che non c'è, non conta nulla. Questo tocco di mano, che è netto, doveva essere visto in campo. Una volta richiamato l'on-field review, allo stesso modo come a Genova. Che cosa c'è da vedere? Una volta che l'arbitro vede un episodio di questo genere, semplicemente deve dire: ho sbagliato. E capita. Non l'hai visto. E capita. Ma fischialo subito. Cosa stai a guardare un quarto d'ora un episodio che è chiaro, è palese, è evidente? Calcio rigore netto, chiaramente, no? Mi sembra abbastanza ovvio. Al 40esimo minuto c'è un fallo, cioè un calcio punizione dalla parte della fascia destra, mi pare che lo batta Cuadrado, e come vedete all'interno della mezzaluna, la mezzaluna
la cronaca così per inciso. La mezzaluna serve solo ed esclusivamente nel calcio di rigore per tenere i giocatori a 9,15 m dal dischetto di rigore, non serve a nient'altro. Al di là di questo, passiamo all'episodio in sé. C'è un calcio punizionale che viene battuto e come vedete all'interno della mezzaluna c'è il finimondo perché ci sono credo siano almeno tra 8 e 10 giocatori che si spintonano tutti. L'arbitro che cosa fa? Fischia il classico fallo di confusione e dà un calcio di punizione, assegna un calcio di punizione a favore della Fiorentina. Questo è un errore, è quello che l'errore che vi dicevo prima. Perché non c'è un fallo in attacco, o meglio, si può trovare un fallo in attacco perché ci sono 30 contrasti, ci sono 30 contatti, ma in realtà sono tutti contatti di gioco. Quello che è l'unica infrazione che c'è in questa circostanza è la netta trattenuta di Pezzella a De Ligt. La fortuna, tra virgolette, di Massa è che questa trattenuta evidentissima avviene e si conclude pure fuori dell'area di rigore. L'ultima parte della trattenuta è a circa almeno 1 metro fuori area, perciò il VAR non può intervenire. Rimane un errore perché il classico fallo di confusione in mezzo a questo caos pazzesco che si è creato nella mezzaluna. Massa non può aver visto qualcosa a favore della Fiorentina, oggettivamente, perché sì, qualche spinta c'è stata, qualche trattenuta c'è stata, ma l'unico fallo reale è questo, cioè la trattenuta di Pezzella, che tra l'altro questa è la parte finale, l'ho presa volontariamente la parte finale, ma nella parte iniziale si vede che Pezzella guarda solo ed esclusivamente De Ligt che sta cercando di tagliare verso il centro dell'area per raccogliere il cross di Cuadrado. Doveva essere assegnato un calcio di punizione diretto a favore della Juventus dal limite dell'area senza ammonizione, senza una sanzione disciplinare. Motivo molto semplice: il pallone era per aria, non c'è possesso, non c'è azione potenzialmente pericolosa, non c'è nessun motivo per un cartellino giallo. Andiamo velocemente alle ultime, credo, due partite che manchino. Mancano due partite, sì. Allora, Cagliari-Roma. Cagliari-Roma, partita che ha offerto poco, divertente anche questa. Il Cagliari si è rimesso in corsa, in una settimana ha conquistato 9 punti e la lotta retrocessione che sembrava limitata a Torino e Cagliari adesso coinvolge tutte fino alla Fiorentina, perché la Fiorentina ha solamente 3 punti, se non ricordo male, di vantaggio su Benevento, Torino e Cagliari, col Torino che è una partita in meno. Perciò il calendario della Fiorentina non è neanche facilissimo perché ha 2 scontri diretti. Al di là di questo, due episodi da vedere velocemente. Cepitelli-Smalling, c'è una leggera protesta della Roma per una presunta spinta di Cepitelli a Smalling. In realtà non c'è niente, non c'è proprio neanche una spinta. Il fatto che Smalling si metta la mano davanti alla faccia sembra quasi più che altro per cercare di vedere il pallone perché è contro sole. Questa è la sensazione netta che ho avuto, perché non c'è veramente niente. Cepitelli probabilmente non lo tocca neanche, o se lo tocca talmente leggermente che non c'è nulla che possa far pensare a un calcio di rigore. Più difficile l'episodio al 49esimo minuto, Cepitelli, scusate, Smalling e Pavoletti, Irrati è parecchio lontano perché come sappiamo non è un grandissimo atleta, perciò non è neanche un grandissimo scattista, però secondo me ha visto bene. Lo vedete che è molto lontano, stiamo parlando di almeno 20 metri, però ha una fortuna, la fortuna di avere la prospettiva giusta per poter valutare il contatto tra i due giocatori. Questo è un contatto piuttosto ruvido, però nel quale non vedo una infrazione a favore di uno o dell'altro. Sono due giocatori che si aiutano entrambe con le braccia, che si aiutano entrambe con le spalle, il pallone a distanza di gioco. Secondo me questo è un contrasto totalmente regolare. Spalla è il classico, ecco, questo è un classico esempio di spalla contro spalla, vero spalla contro spalla, cioè due giocatori che sono alla stessa altezza, sono vicini allo stesso modo al pallone e che tentano di prendere posizione appoggiandosi l'uno sulla spalla dell'altro. Poi Pavoletti va per terra perché ci prova. Ma non c'è nulla, è giusto lasciare correre. Perciò, partita che non ha offerto grossi problemi a Irrati, che ha arbitrato bene, tra l'altro. La partita della serata è stata Atalanta-Bologna. Atalanta
L'Atalanta-Bologna è stato un solito, tra virgolette, spettacolo dell'Atalanta che quest'anno, come l'anno scorso, in finale del campionato è praticamente inarrestabile. Io credo che finirà facilmente al secondo posto. Naturalmente la partita è stata dominata, vinta 5-0 dal Bologna, scusate, dall'Atalanta, e nel post partita sono rimasto molto deluso da Mihajlovic perché di fronte a una partita persa 5-0. Se un allenatore si deve lamentare di un arbitro, si deve lamentare a ragion veduta e per episodi chiari. In realtà, andiamo a vedere questi due episodi. 41esimo minuto, viene fischiato un calcio di rigore a favore dell'Atalanta, sarà il rigore del 2-0 per un contatto in area di rigore tra Danilo e Romero. L'arbitro sta guardando proprio in quella direzione perché, come sapete, l'arbitro prende le coppie più vicine a lui e lascia all'assistente le coppie più lontane. In questo caso, le coppie dell'assistente sono quelle che vediamo verso destra, quella nell'area di porta e quella nelle vicinanze dell'area di porta. L'arbitro prende invece quelle vicino al dischetto del rigore. Non è una trattenuta, questo è un placcaggio. Il rigore è indiscutibile. È indiscutibile. Non importa che ci sia che il pallone sia lontano. Questo non è una trattenuta, questo è un placcaggio. 10 rigori a partita di questo genere? Io dico che ci sono tante trattenute, trattenutine, e le trattenutine, quelle di bassa intensità, non vanno mai fischiate. Su questo sono d'accordo. Ma definire questa una trattenuta di lieve entità significa o non aver visto la partita o voler semplicemente creare un po' di confusione. Questo non è una trattenuta, questo è un placcaggio. 48esimo minuto, espulsione di Schouten per un fallo su Romero. Anche in questa situazione, arbitro in perfetta posizione, interviene immediatamente ed estrae il cartellino rosso che è sacrosanto. Non dobbiamo pensare al solito problema, alla solita equivoco. È chiaro che quello di Schouten non è un fallo volontario, ma se fu perché se fosse un fallo volontario staremmo parlando di condotta violenta. Ma in questa circostanza non si parla neanche, non si accenna neanche all'ipotesi di una condotta violenta, perché questa non è una condotta violenta, questo è un fallo grave di gioco. Il giocatore intervenendo, cercando di prendere posizione, guardate dove mette i tacchetti. Li mette esattamente all'altezza del ginocchio. Se non è cartellino rosso questo, allora, signori miei, non esiste un cartellino rosso diretto. La protesta di Mihajlovic è totalmente infondata. La partita è stata arbitrata bene da Fabbri, che ha preso due decisioni chiave perfettamente, grazie anche, anzi, grazie soprattutto a quella che è una delle sue qualità, una delle qualità che stanno emergendo meglio in questi ultimi tempi, cioè il suo posizionamento. È sempre posizionato nella maniera perfetta. Lo so che insisto tanto sul posizionamento, lo so che sono anche noioso, ma ricordatevi un concetto. La distanza dall'azione è fondamentale per giudicare bene. Troppo vicino o troppo lontano sono un problema. La distanza giusta, che è difficile da trovare, è comunque la condotta, la linea da seguire e da cercare per avere la maggior credibilità possibile e soprattutto per vedere al meglio gli episodi. Poi chiaramente ci sono episodi che si prestano a discussione, come quello di Milano, e sul quale, lo ripeto, una risposta definitiva non ce l'ho. Grazie per l'attenzione. Vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla. Per me è molto importante, ci vediamo penso domani per gli episodi delle ultime due partite che poi alla fine sono anche i due big match della giornata, perché Torino-Napoli secondo me è la partita più difficile in assoluto della giornata e Lazio-Milan è uno scontro diretto per la zona Champions. Ciao a tutti e buona giornata.